Buonasera, buonasera e benvenuti pronti qui per il ritorno degli eventi for fun di Italia Racing Team. Siamo pronti, sempre qua con Daniele Gianfagna e Tommaso Maffei. Siamo tornati. Siamo tornati dopo le feste esatto. e siamo carichissimi. Quindi siamo... stasera vi facciamo divertire. Esatto, siamo super carichi perché comunque eh, si ritorna con gli eventi for fun. E poi si ricomincerà anche con il campionato F1. 1986 dove avete visto prima il, 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 il fantastico trailer fatto sempre dai ragazzi di Italia Resentino e davvero prepariamoci comunque a una gara divertente con auto non semplici da guidare perché l'ho provata prima non è per niente semplice sta Grickenhaus 003 ed è davvero un'auto tostissima soprattutto perché ha un sottosterzo eh, parecchio, eh, in, eh, parec parecchio pesante quindi sotto l'aspetto della guida non è un'auto semplice da guidare ma i piloti hanno dimostrato di saper fare dei tempi molto interessanti e quindi ci aspetteremo comunque una, una qualifica molto molto interessante come al solito il solito format che non cambia mai ormai per le forfan di RT 15 minuti di qualifica poi gara 1 da 20 minuti più un giro con l'inversione della top 10 in base al, all'arrivo di gara 2 e poi eh, si parte con GAR 2, sempre 20 minuti più in giro. Comunque, grazie mille ad Marco, 89 per il follow. E quindi grazie mille, benvenuto. Se serve, se, se vuoi unirti anche nei prossimi eventi di Italia Racing Team, c'è il Discord che metterà magicamente il nostro Daniel Gianfagno. Fatto. <ride> no, sì, ok, va. <ride> perfetto, perfetto Ok, adesso siamo su Alessio Cossia, siamo su Alessio Cossia, il primo pilota che sta facendo il giro. Andiamo però a vedere subito le livree perché come al solito i nostri piloti, i piloti che corrono sulle Forfan, hanno fatto delle bellissime livree. Adesso stiamo guardando la livrea di Alessio Cossia che corre con la livrea del stair racing team. Grazie anche a Secco Boss per il follow, benvenuto a... nella live. Comunque... La livrea del Stay Racing Team è un team abbastanza famoso nel, nel panorama nazionale, quindi comunque una, una livrea molto interessante con il classico colore azzurro e bianco. Seguiamo poi da Alessandro Borghi che invece ha una livrea molto molto carina, devo essere sincero, bravo Alessandro che si è dato eh, come... Come, come, come la livrea Playboy, per intenderci. Non con il classico colore, però nero e, nero e bianco. Ma col colore rosso e bianco. Che devo dire che fa un bel contrasto. Eh. Non mi dispiace per niente. Sì. È veramente bella. È bella, è bella. È veramente, veramente bella questa livrea qua. Possiamo... Non amando questa particolare combinazione di colori. Ma è bella. Passiamo poi a una livrea molto interessante. Quella di Luca Pulisi, Con questo colore metallizzato cattivissimo. Con il numero 23 Guarda che bellina Guarda che bella questa Bellissima Metallizzata vista. molto molto Cattiva e aggressiva da vedere Seguiamo poi Carmine Giammetta invece Con Livrea Ferrari Una classica Livrea Ferrari Su una Glican Molto interessante come combinazione Però molto Molto carina Ci sta molto Sembra Tanto un prototipo Ferrari Ci potrebbe assolutamente stare Un prototipo Ferrari così eh Devo essere sincero <ride> Molto molto carino, Alessio potrebbe fosse... somigliare vagamente ah, al prototipo che dovrebbero tirare fuori al, vec, al o quest vecchio quest'anno, l'anno prossimo <ride> dell'hyper. Mm, diciamo che l'hyper è un po' più grossa a livello di misura, Beh, sì, ovviamente, però, ovviamente. Però, sì, diciamo che l'idea è quella. Comunque, adesso siamo su Pierluigi Italia con Livlea Martini. Livrea Martini bianca, classica livrea Martini che ha fatto la storia insieme a molte altre livree tipo Livrea Martini, Livrea Wolf, Livrea John Player Special, sono penso le tre livree più riconosciute nel mondo del motorsport. Seguiamo... Però non esiste solo Martini. Ah sì, e... la Marboro la McLaren, la Marboro McLaren <ride> ovviamente. Ecco, poi abbiamo Andrea Chiuto sempre con la Martini però colorazione rossa. Abbiamo invece Claudio Fapanni con uh, la livrea IRT base con uh, Turbo, il film Turbo, la, la, la lumaca Turbo, che è qua di fianco del Fast Nail Team. <ride> con comunque tutta una livrea fatta a stile IRT. Poi passiamo a Gianluca Pirone, anche lui livrea Martini. Tutti con il numero 83 questi con la livrea Martini, numero uguale ma colore diverso, Gianluca Pirone con livrea nera. Martini Bella la livrea nera Luca Puglisi oh, sì. l'abbiamo visto Borghi l'abbiamo visto Pierluigi Taglia l'abbiamo visto Fappani l'abbiamo visto Fabrizio Bianchi non l'avevamo visto Ed è una livrea molto interessante Molto carina Not self-driving <ride> Era molto molto carina Devo essere sincero nera, nera oro Quasi stile John Player Special Però senza la scritta John Player Special però l'idea è quella lì, Fabrizio Bianchi con livrea praticamente simile. E poi dietro non sembrano esserci altri. Vediamo subito: Corazzini, scusate, Corazzini del team ACCR, bella questa livrea di Corazzini. Con questo colore che si alterna tra il blu e il verde acqua, veramente, veramente bella. Strepitosa. Che dire. Mi piace veramente sì, un sì. cosino. Io le sto guardando un po' tutte perché alcune me le sono perse, ma... Luci Zona anche facendo... lui con uh, l'Ivrea Ferrari, nel... mentre Fabrizio Bianchi gli si è girato dietro. Vediamo se c'è qualcun altro Mamazza con l'Ivrea. Molto, molto carina per un piccolo particolare, che ha la bocca do... dello squalo davanti al... <ride> alla, alla, alla parte anteriore dell'auto, se puoi guardare bene, quella di Paolo Mamazza. Sì, è vero, era... Sai, questa era nata da... Non questa in particolare, ma questa bocca di squalo era nata da una discussione che facemmo un po' in generale su Discord, non so se poi... ha ripensato a quella cosa, se c'era anche lui. Comunque è molto bella, è bella, era dei cacciabombardieri degli anni vecchiotti insomma. anni 40 all'incirca. Sì, sì. Anni di guerra comunque. Poi abbiamo esatto. la livrea di Francesco Fede che è livrea Kelloggs. <ride> Quindi sponsor importante. <ride> Molto carina anche questa qua come livrea con questo giallo e blu. Con anche sponsor alpine star sembra. Poi Bertozzi mi sa che non l'abbiamo ancora visto. Infatti non l'abbiamo ancora visto. Lui che ha proprio la bocchia di scuola fatta. Con uno stile leggermente diverso e poi questa mimetica eh, stile neve Giammetta, l'abbiamo visto. Carello, l'abbiamo visto. Fortuna, a quella, a quella di Carello Pascadopoli, non l'avevamo visto. Vivrea molto bella con eh, questo stile italiano nella parte laterale, ma con delle fiamme e lo stile carbonio nella parte centrale. Quindi molto, molto. Interessante questa congiunzione di questi due fattori, di questi due, di due elementi del carbonio e del colore della bandiera italiana nei lati, molto molto carina. Di clerico l'abbiamo visto. Zeni ha la livrea stile, stile come Bertozzi, per intenderci, molto, anzi praticamente identica. Poi vediamo, Chiuta l'abbiamo visto. Piranha l'abbiamo visto. Italia l'abbiamo visto. Ahmed Nico non l'abbiamo visto. Ma ha una livrea molto simile ad altri piloti. Mi sa che siamo arrivati alla fine. Dei piloti, eh. Sì, dovremmo essere alla fine. Dovremmo aver fatto tutti i giri dei piloti. Adesso direi che dopo un bel 10 minuti di, di, fantastiche, di fantastiche livree, possiamo concentrarci. Anche un po' sull'effettiva guida dei piloti che comunque stanno facendo nel mentre le qualifiche si stanno mettendo. Eh, stanno mettendo giù dei tempi molto interessanti. Soprattutto Bertozzi e Zeni con la stessa livrea, che attualmente sono a 77 millesimi uno dall'altro a livello di tempistica. Quindi è davvero spettacolare. Davvero, davvero molto, molto bravi. Che come, come ho detto Quest'auto non, non è per niente semplice da guidare È un'auto che ha molto sottosterzo. E bisogna scaldare bene le gomme Perché comunque non è molto permissiva questa auto, Se tocchi i cordoli C'è il rischio di perderla abbastanza facilmente Quindi bisogna prenderci un, att un attimo la mano E cercare di portarla al limite Infatti vediamo comunque come Pierluigi Italia Nonostante sia uno tra i più veloci nel XX secolo Si trovi molto in difficoltà Adesso là dietro un pilota si gira eh, subito dopo la bus stop Non avendo traction control e ABS Comunque ci può assolutamente stare Eccomi eccomi Ci sono anch'io E volevo dirvi che La particolarità appunto di Di Spa, Franco Champ È se ci pensate bene Proprio l'alternanza di curve lente O meglio di curve veloci Sì ma rettilini molto lunghi Come per esempio Quello prima dello Rouge Quello dopo lo Rouge e se non hai un'aerodinamica ben bilanciata, eh, vai a perdere in uno dei, dei settori. Quindi qui l'aerodinamica, per esempio, è fondamentale. Oltre che, ovviamente, all'assetto sulle sospensioni. Soprattutto poi per questa macchina che già è difficile di suo. Esatto, esatto. Se andiamo su Zeni, vediamo se riuscirà a battere il tempo di Bertozzi. Si lancia adesso. Comunque Zeni, che mi sembra sia una new entry, se non sbaglio. Sì, Bertozzi, Zeni, Carello, Fortuna, Cossia mi Intanto sembra che l'abbiamo già visto. Però, stanno comunque... dimostrando un bel manico. Esatto, <ride> esatto. Ma Zeni. Io ho già avuto la fortuna di vederlo in, uh, in altre community e posso dire che comunque è un pilota a livello di velocità in, uh, in qualifica, a livello di tempo veloce, è veramente, veramente forte. In gara non, lo, non mi sembra di averlo mai visto, uh, quindi non saprei effettivamente come se la può cavare. Ma avendo comunque un buon ritmo di qualifica, dovrebbe riuscire a portare anche lo stesso ritmo in gara. Vediamo che comunque adesso ha dato 3 decimi nel primo settore. A Bertozzi, uh, quindi per ora un buon giro. Mia. Che poi ehm, i ragazzi che corrono devono sempre considerare la variabile, eh, anche chi guarda. Sempre, dovete sempre considerare la variabile dei noi commentatori. Perché voi non lo sapete, ma noi siamo direttamente collegati da un filo Beh, invisibile. No, ai no, non tutti, non tutti lo sanno. Eh, perché comunque gli assidui. Gli assidui visitatori diciamo che delle anche nostre live. Esatto. Gli assidui visitatori <ride> delle live comunque ci, ci conoscono molto bene. Esatto, noi siamo dei gufetti proetti. E riusciamo a. Indovinare, o meglio, no, no, nemmeno è indovinare. Un pilota. Ma nemmeno <ride> indovinare. Noi cambiamo il destino delle gare dei piloti, <ride> esatto. esatto Noi mettiamo i bastoni tra le ruote senza farlo, senza realmente farlo. Quindi, no, no, noi, siamo, noi pre proprio prevediamo il futuro direttamente. Comunque, ancora tre decimi <ride> di distacco su Bertozzi. Quindi, adesso solo spingere bene in questo rettilino e fare una bella staccata. La stop senza uscire in drift. Sempre alla bus stop. E può sicuramente essere un buon tempo per provare a prendere la pole position almeno provvisoriamente, 5 decimi e mezzo sotto. Vediamo la staccata. Perde un pochino Però forse riesce a uscire bene. L'importante è uscire bene dalla best stop, mm, mm, non male, non malissimo. Ha perso 5 decimi eh, scusate. 50 millesimi sul suo best, ecco. Comunque... Sul prima della staccata, ma è andato molto bene, esatto 164-55 quindi davvero 455. davvero un gran tempo. Non gli si può dire niente, è stato veramente bravo. E carmine giammette inizia adesso il giro. Quindi prepariamoci con Carmine Giammette a vedere il suo giro con la sua Greek now. Stargata Ferrari, molto strana. Zenico, cosa, ma Danny qualcosa ancora recupera qualche millesimo. teniamo comunque d'occhio anche Zeni perché può essere sicuramente molto interessante. Mm, forse errore? No, in realtà no, è mezzo decimo sotto. Ok, ok, teniamo d'occhio Zeni, ma adesso siamo ancora su Carmine Giammetta che sta facendo per ora un buon giro, non abbiamo purtroppo gli intertempi di Giammetta, però sembra andare molto molto bene. Può sicuramente migliorare, magari prendere la posizione su Corazzini, mentre mancano 20 secondi, quindi i piloti sono tutti distanti tranne un pilota che è appena arrivato alla bus stop quindi inizierà il suo giro adesso. A parte lui, a parte lui per il resto vedo tutti i piloti che stanno per andare a concludere. Quindi eh, diciamo che non ci saranno nuovi piloti che stanno iniziando. Adesso è finite le qualifiche quindi overtime. E Vediamo come si va a concludere. Vediamo se ci saranno delle, dei cambiamenti nella classifica. Teniamo d'occhio perché stanno arrivando tanti piloti. Un pilota si è girato alla bus stop, quindi purtroppo ha annullato il suo giro. Vediamo chi sta arrivando adesso. Lucisano si migliora, ma non sale di posizione 22-429. Italia si migliora. 219-240, ma non passa di posizione. Mentre Puglisi 221-402, prende qualche posizione. Sale fino alla quindicesima, chiudo, si gira. Alle S prima di arrivare al, al, al rettilineo dove troviamo adesso Carmine e Giammetta, non è un vero e proprio Giammetta rettilineo. Ma può passare ma si alla pieno. terza posizione, esatto? Giammetta può sicuramente passare alla terza posizione. Mentre... E Zeni si, mentre, Zeni si migliora. Mentre Nico Ahmed riesce a prendere la posizione su Puglisi, di pochissimo, ma la prende. Si migliora Zeni di poco, e quindi riesce a distanziare ancora di più l'avversario. Vediamo. Eh, riesce ad allontanare il mezzo. Eh sì, vediamo Giammetta. Giametta si, ce la fa comunque. Eh, si, sì, si. Sì. Era vicino. Era vicino al, al quarto. Al, scusate, al terzo. E si sì, è riuscito a prendere. È riuscito a prendersi la posizione. L'italiano oggi lo sto abbandonando. Anche. Come al solito, ok. Rimane solo Gianluca Pironi in pista. Che va un po' lungo qua. Probabilmente gira annullato. Probabilmente gira annullato, infatti non so se sta rallentando meno, però... Adesso sembra spingere normale, andiamo a un bordo per capire. Sta spingendo in questo momento, quindi potrebbe essergli annullato, come no? Annullato, 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 si ferma. Quindi Gianluca Pirone conclude qua la sua qualifica. Andiamo a rivedere giustamente... Eh, i, I piloti che hanno fatto la qualifica andiamo a vedere la classifica con Stefano Zeni in prima posizione, secondo abbiamo Luca Bertozzi, terzo Carmine Giammetta, quinto, eh, quarto Corrazzini, quinto Carello che anche lui ha debutto quindi molto buono questa prova di Carello, sesto Di Clerico, settimo Cossia, ottavo Fortuna, nono Pascadopoli, decimo Occhiuto, undicesimo Italia, dodicesimo Fapanni. tredicesimo... Bianchi, cioè 13. Birone, 14. Bianchi, 15. Ahmed Nico, 16. Puglisi, 17. Fede, 18. Mazza, 19. Lucisano, 20. Alessandro Borghi, e poi non so se abbiamo altri due piloti insieme. Adesso andiamo a vedere la classifica. Da qua, no, abbiamo Tommaso Mafede nel Gianfagno. Che però staranno fermi. Siamo noi, siamo EPIT, noi. Esatto, siamo noi. Quindi adesso. Tanto... Adesso di pure quello che devi dire <ride> Carello ha già un tifoso in chat Quindi speriamo Che possa vincere anche questa gara Chi lo Comunque, sa vedremo, faccia, vedremo. faccia una bella gara L'importante è divertirsi perché è una for fun Comunque Assolutamente, prima sì. di tutto Adesso un attimo di pausa Trailer del ventesimo secolo E poi pronti per la gara 1 Di questa fantastica for fun A tra poco <ride> qua, quindi pronti per l'inizio di gara 1 con Stefano Zeni Pole Position seguito da Bertozzi, Giammetta e Corazzini Quindi un inizio particolarissimo di questa gara, si stanno per accendere i semafori, i piloti sono carichi, pronti al 100% Per fare una gara emozionante, 20 piloti in griglia, quindi una gara... Veramente piena, si accendono le luci e si oh, parte. Eccoli. Si uh, è partita, attenzione, uno. un pilota ha avuto uno stallo, momento di stallo, ho contatto addirittura. Comunque non è riuscito a partire bene là dietro, mentre Bertossi mm. ci prova già dall'esterno. Qui Zeni chiude bene su Giammetta, un inizio di gara bene, abbastanza bene, bene. tranquillo. Eccolo, no. No, 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 è ancora. Tutto bene fino ad ora, ah no. no, 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 no. adesso sembra tutto tranquillo. Eh, bisogna sì, stare sì. attenti poi qua alla... Alle rush Ragnon, perché sono tanti con Italia Fortuna lì vicini. Attenzione che andranno molti piloti larghi. Perché con le gomme fredde non è semplice. Torniamo là davanti. Abbiamo visto la situazione dietro. Comunque procedere abbastanza tranquillamente. Attenzione, Bertozzi, giammetta, carello. Che sono veramente vicini. Bertozzi ci può provare dall'esterno su, Giammetta. Difende. Benissimo la posizione dall'esterno, ci riesce Bertozzi. Grande, e difesa. Grande difesa su, su Giammetta con uh, Ahmed Nico che passa su Fede, attenzione anche a Bianchi che può provare nei confronti di Fede è davanti attualmente, vediamo se Fede tenta la staccata, può proteggere l'interno, protegge l'interno molto mm. bene, stessa cosa occhiuto mazza là dietro e Fede oh, riesce passa. a mantenere la posizione, attenzione, non ce la fa Bianchi, non ce la fa Bianchi. Cossi è passato su Di Clerico Che ci riprova, ci riprova Di Clerico Uh, entrambi la... No, no, è all'interno, è all'interno, vediamo, vediamo Affiancati al P.O. non è facile La posizione interna è un po' più vantaggiosa Infatti Di Clerico rimane davanti Occhio anche a Corazzini su Carello Esatto, occhio un po' e tutti È vicino, è vicino Ma un po' in tutta la griglia e... Veramente... Oh, attenzione, Cossi è lungo Cossi è incidente Così incidente, su... oh, in un punto bruttissimo, in un punto bruttissimo, si sì, ah, con è contatto con Amed Niko che è riuscito in qualche modo a salvarsi, ha avuto un leggero danno sicuramente, ma è comunque riuscito a salvarsi, almeno sembra non aver subito troppi danni, mentre attenzione a Mirko non, Fortuna. No, non sto capendo. Sicossia sembra abbia tipo problemi con il volante. Mentre Bertozzi prova la staccata alla basso stop ma non riesce. Un po' troppo aggressivo. Alla fine deve rinunciare. Però può essere un'ottima opportunità per Carmine Giammetta per provarci in curva 1. Vediamo se ci riesce. Si va ad affiancare uh, prende e prende l'interno. Che rischio, che rischio. Ah, bianchi. Suffapanni, quasi al contatto. E anche lì dietro Borghi. Occhio anche di Clerico Corazzini. Cazzi, giammetta. Attenzione, ancora a Bertozzi, giammetta, perché Lugo. Bertozzi vuole provarci con la quella... Eruce. Non ci prova. Aspetta, giustamente, vediamo se prende la scia bene. Può provare sicuramente DNF per Cossia. Quindi peccato da capire effettivamente quello che è successo. Io presumo comunque un problema al. Al volante perché quando l'ho visto, sì. visto finire a muro? Non mi sembra che abbia nemmeno toccato nessuno. Quindi Bertozzi rimane dietro. Attenzione Di Clerico, Corazzini, Corazzini stacca forte, protegge su Di Clerico. Staccata. Protegge su Di Clerico e gli rimane davanti. Occhio oh, anche a Fapanni, Fapanni affiancato a Fede e lo passa a Claudio Fapanni con una gran manovra. che sorpassi. Anche Bianchi passa perché Fede è un attimo spaventato dall'attacco di Fapanni. Non riesce a difendere, e di conseguenza eh, si ritrova a perdere due posizioni in un colpo. Da dodicesimo diventa quattordicesimo. Per eh, è che lì vicino anche. Mm -hmm. Sono parecchi piloti in lotta, c'è cioè anche Occhiuto su Federico. Francesco Fede. Scusatemi, e sono tutti vicini. Sono tutti vicini. Sì, è difficile. Cioè, mazza. È difficile seguire tutti. Perché davvero sono tutti molto molto vicini. E sarà una gara interessantissima. Eh, perché a livello di ritmo non riescono a scappare. È un'auto che anche fa. Favorisce. La, uh, la lotta. Ed è difficile scappare con queste auto. È arrivata la, la notifica, anzi, l'informazione la... che aspettavamo. Si è staccato il cavo del monitor e si è impallato tutto. Ok, per, uh, Cossia. Ok, ok, allora qualcosa a livello tecnico era successo. Perché sembrava strano che fosse un incidente causato da qualche altro pilota. Perché era veramente strana come, come dinamica, mentre Bertozzi prova ancora all'esterno con la bastop su Giametta. Non riesce. Con Giametta che ha difeso benissimo. Stessa cosa proverà Pierluigi Taglia. No, Pierluigi Taglia rimane direttamente dietro su Fortuna, eh, su Pascalopoli, scusate. E adesso ci proverà mm. poi la prima curva. Ah, peccato. Attenzione, <ride> cioè, metta... attenzione, Bertozzi Italia. non è passato. Atte... No, Bertozzi è dietro. Bertozzi è dietro con Italia e che insomma, può provarci, insomma. Bertozzi rimarrà dietro. Comunque. Deve aspettare poi la fine di questo rettilino. Ma deve alzare un po' il piede. Sicuramente, ma avrà, scia, anche avrà scia, avrà scia. Però, come abbiamo visto prima, prima era tre decimi non è comunque riuscito a passarlo. Nonostante la scia, quindi. Eh, non fa tanta scia quest'auto. Almeno non ne fa così tanta quanto te ne aspetteresti. Infatti, guarda ancora infatti una volta. Infatti, sì, hai ragione. Hai ragione. Infatti. Sembra proprio quasi non andare la macchina in scia. No, infatti, come, come ti dicevo, secondo non me non è, è becco. non è una macchina adatta allo stare troppo in scia. Soprattutto il problema principale di Bertozzi è che nella zona è rush radilion. Se non alza il piede. Eh, finisce fuori e viene rallentato dai dossi. Perché, comunque, uh, attenzione! Lì già metta un piccolo errorino eh, e va leggermente fuori. Rischiato. Ma riesce, riesce... Esatto, riesce a tenerla comunque. Comunque, come ti dicevo, Bertozzi deve alzare un po' il piede nella zona rush radion. Perché, nel caso in cui non lo alzasse, andrebbe a rallentare nella zona esterna alla pista. E rischierebbe anche un, un incidente Perché comunque non ha carico aerodinamico Dietro, a, dietro alle altre macchine Quest'auto fa veramente fatica a, a, da, a rimanere a terra Comunque a fare le curve dietro una macchina Infatti come vedi Il distacco di Bertozzi Non è che, non è che aumenta o diminuisce eh, Aumenta leggermente Ma per il semplice motivo che In curva deve farlo un po' più lento E deve farlo in maniera diversa Rischia come appunto in Formula 1 eh, soprattutto l'abbiamo visto questi anni eh, c'è proprio il problema di non poter fare la curva in scia um, una curva veloce in scia un'altra auto perché consumi troppo le gomme. In quel caso, in questo caso, non fai proprio la curva, in questo caso si Quindi, fa fatica la curva. Adesso, infatti, se si fa molta fatica. Esatto. A, a andiamo on board con uh, Bertozzi direttamente, che riesce a recuperare. Eh, Piano piano. Uh, adesso, chiudo, passa. No? chiudo passa. O chiudo passa. nel mentre dietro passa. Anche fa panni. forse no. Chiudo, forse sì, no ho chiuso sì. Ho chiuso fede... passato. Ho chiuso passato. Attenzione a Pugliese. Ho uh... chiuso. Ah, bianchi, bianchi. Bianchi. Con fede ho chiuso. Incidente tra eh, Nico e Bianchi. In un sì Nico e punto. Bianchi scusate era Fede che ha quasi perso la macchina in staccata Fede è riuscito a tenerla non ho capito come è con successo l'incidente Ho visto solo che uno tra Nico e Fede ha perso il controllo E di conseguenza eh, sono finiti a collidere E si ritrovano adesso entrambi molto molto indietro Anche Borghi si ritrova molto molto indietro Con la sua livrea danni veramente ingenti come possiamo vedere Se andiamo on board guardate comunque la sua livrea nella parte anteriore quanto è danneggiata, mentre Di Clerico anche lui incidenti in un punto non bellissimo. E' peccato, ha perso tante, tante posizioni. Sì, nel mentre c'è ho chiuso che gli fai i fari, Di Clerico qua che va leggermente lungo ma riesce a riprendere la gara, sembra riuscire a riprendere la gara abbastanza tranquillamente. Peccato, però chiudo perché adesso si trova proprio in undicesima posizione. Beh, di, di, non poteva di clerico perché ho chiuso, uh... era già indietro. Ah, sì scusami, perdonami, era appena passato. Vabbè, ho eh, chiudo, si è fatto un poi lungo. Adesso hai ragione, hai ragione. Comunque, di clerico adesso in undicesima posizione. <ride> che attualmente è fuori dalla top 10 e che significa che partirà undicesimo se arrivasse una posizione più avanti potrebbe partire anzi partirà sicuramente primo Esatto. adesso c'è il rientro di Cossia che quindi partirà in gara 2 lo vedremo in gara 2 probabilmente per il problema tecnico che purtroppo ha avuto comunque 10 minuti di gara sono passati con Zeni che va a tagliare adesso il traguardo, all'incirca dovremmo essere sui 9-10 giri di gara, non di più. E sì, adesso... considerando che c'è esatto, l'ultimo giro, eh, scusate, 20 minuti più un giro, quindi in teoria si dovrebbe arrivare tra i 9 e i 10 giri massimo. Andiamo a vedere adesso un bel gruppetto formato da Pasca dopo l'Italia Fortuna, Pirone, e Fapanni con anche Corazzini un po' più... Eh, Distaccato, però sono tutti molto vicini. Guardate come, come si studiano, come si attaccano, come cercano di eh, passare uno con l'altro, cioè passarsi e sovrappassare, sovra, eh, non so parlare, passarsi e sovra cercare passarsi. di sovrappassarsi. Esatto, stavo dicendo sovrappassarsi, <ride> però sovrappassare uh. vorrebbe dire passare addirittura sopra la macchina. Con Bertozzi, Giammetta, oh Giammetta, Giammetta in curva, Giammetta in in incidente in curva. Passa Carello, sì. che ringrazio. Saccarello che ringrazia e tra poco apriremo anche i sondaggi Per vedere chi chi Attenzione a Fortuna, Fortuna vinta, Grande staccata Grande staccata su Italia Fortuna e passa qui Adesso abbiamo Due piloti con Livrea Martini Due piloti con una Livrea Stile molto più italiana e una Livrea gialla Di Fortuna Che ha fatto un gran sorpasso su Fiorigi Italia Piloti qua che si studiano E cercano di capire dove Possono trarre vantaggio con queste auto Che non sono per niente semplici Grandezza posizione per Carello Assolutamente sta facendo una buona gara Oggi Più costante. Esatto, esatto Più Oggi costanza tre... che altro Devo essere sincero perché comunque Non l'abbiamo mai quasi mai visto in lotta Carello se non nelle fasi iniziali Adesso sta dimostrando comunque grande costanza è quello è importante perché portarsi a casa uh, una posizione che, secondo, um, uh, secondo quello che ha dimostrato in qualifica, è um, alquanto difficile. È inutile rischiare poi troppo per poi non avere nulla alla fine, rischiare un incidente. Ma quindi, comunque... sta facendo molto, molto bene. Comunque Carello, se non mi errato, era quinto o sesto in qualifica, quindi alla fine più o meno eh, sì, la sì. zona è quella comunque in cui, in cui ha dimostrato di poter stare. Attenzione Fortuna, qua una staccata fortissima su Pascadopoli, prova l'incrocio, la Bastop non ci riesce, però si va ad affiancare, si va ad affiancare eh, e forse manca a passarlo, è davanti, è davanti ma all'interno Pascadopoli, vediamo se riesce a proteggere molto bene Pascadopoli. Si incrocia... Uh, occhio per Luigi Italia che esce bene. Quasi, no, esce un po' male, un po' male. Ha una traiettoria diversa da, da Fortuna. E esce un po' più lento a causa pro, appunto della traiettoria stessa. Vediamo qua comunque, come vedi Fortuna, vedi qua come ha allargato la sua macchina per uh, la scia con uh, Pascal Infatti Italia adesso può sicuramente approfittare. Nelle rettiline provare l'attacco qua in curva E già davanti, secondo la classifica infatti è già davanti a tutti gli effetti staccherà un po più forte perché all'interno e protegge esatto. molto bene. Uh, attenzione, qui rischia di perdere uh, uh, il retro traino, ma tiene molto bene. Attenzione anche là dietro perché fa panni, ha provato l'attacco su Pirone, ma Pirone è riuscito a difendersi molto bene, mentre Amet da in 18, perde il controllo dell'auto. E l'ha perso in prima curva come prima. Quindi... Come prima, quindi ipotizziamo che potrebbe essere stato lui a perdere l'auto e non Bianchi. Pre era stato presumo, eh, poi, poi non lo so. Po perché... Presumiamo, presumiamo, ovviamente, perché non ho effettivamente capito chi fosse tra i due che ha perso la vettura precedentemente. Potremmo presumere. Anche perché quella curva è abbastanza. Infida anche lei. Non è, è proprio <ride> diciamo. Non... Volevo dirlo con termini un po' più carini. Sì, sì comunque una, <ride> è, una abbastanza... curva, è una curva infima. E gli si può esatto, dare assolutamente esatto. si dare assolutamente ragione. E il problema principale delle curve lente con questa auto qua è che comunque ha una trazione molto molto buona. Aspetta, che ho notato un particolare. Ti fa panni adesso. Voglio andarlo subito a vedere nel retro. Andiamo, andiamo. Se sei più veloce, aspetta. Se sei più lento, perché rischiare <ride> nel retro della macchina? L'ho appena notato. Non l'ho visto prima durante la qualifica. L'ho notato adesso perché ho visto che tutti avevano un loghetto, qualcosa dietro. Lui ha una, una scritta filosofica una scritta. che penso sia più vera che altro. Beh, è come quella che ho avuto io nella livrea quando abbiamo fatto con le BMW, ricordi? Sì, sì. Sì, 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 sì. chi la dimentica chi la dimentica assolutamente libera, libera ormai potremmo definirla storica probabilmente se sono davanti a te se, stai, se stai leggendo questa scritta probabilmente non sto guidando io esatto che voi dovete sapere amici della chat e amici di Twitch che io sono abbastanza lento insomma sono sulla media classifica quando Ma corriamo dipende, però... o che dipende, varie. dipende dai il problema principale è la tua connessione non è tanto oh attenzione Questa... attenzione uh -oh. pirone pirone fuori pirone fuori grosso incidente è stato un Arche contatto bella. con Papanni credo non si sia reso conto e infatti lo sta aspettando mi sembra mm, no ha ricominciato a correre mm, ha ricominciato sì ha ricominciato ha visto che era comunque parecchio lontano le ha mm, toccato il posteriore eh? però rischiato immagino proprio l'abbia fatto per eh Pirone, pure, perché... Pirone ha le gomme anche calde adesso è difficile riprendere il controllo della eh, vettura sì. deve, deve farlo un attimo raffreddare Papani ha toccato uh, Pirone che uh, ha sbandato e nel momento in cui Papagni è passato Pirone lo stava riprendendo cioè stava riprendendo stava facendo girare anche Papagni quindi ha rischiato tantissimo anche lì Peccato. E niente, noi siamo lì, noi siamo sui piloti e loro fanno cose. <ride> <ride> Veramente un peccato. Molto, molto triste come. Ma a, fi a finire, no, perché comunque Pirone sembra riuscire a poter mantenere eh, la quindicesima posizione. Però, davvero molto, molto sfortunato. Peccato, un peccato. Anche niente... perché era lì, era decimo. Eh sì, era comunque. E, di clerico... gruppo... Era nel gruppo Italia Fortuna Fapanni. Quindi esatto. Di clerico. Adesso si sta riprendendo la, un, la decima posizione che era di. Che ho chiudo. Non, non so cosa sia successo. Me la sono persa questa. Sì, penso che, penso che Fede che era davanti. Ah, no, no. è perché no. c'era Pirone. Perché c'era Pirone no, davanti? L'ha persa, l'ha persa. Uh, incidente, un incidente con ah. Fede. Fede ha provato a schivarlo. Fede ha provato a schivarlo. È un incidente. Molto. Che brutto incidente. Comunque non sono stato io a gufare. No, no, Fede in qualche Ero modo. Solo lui. Ero solo su di lui. Fede in qualche modo la salva. Nonostante il brutto incidente, ha un po' di danni nell'avantreno, mentre italia. E Pascadopoli stanno lottando con Italia che è riuscito a passare. Attenzione, free wide uh, eh, per eh, le Rouge, Un leggero contattino che ci può stare assolutamente con Italia mora che rimane davanti. Italia che rimane davanti, Pascadopoli che deve tagliare un pochettino. Può approfittarne sicuramente Mirko. Fortuna. Attenzione a Pascadopoli che però nonostante tutto ha preso una buona scia. Prova ad affiancarsi all'interno. Proverà la staccata, non c'è lo spazio, non c'è lo spazio qua. Occhia fortuna, occhia fortuna. Eh, fortuna, fortuna, non riesce perché comunque Pascadopoli ha difeso dopo il contatto con Pierluigi Italia, Lì non c'era assolutamente lo spazio per provare l'attacco da parte di Cosimo Pascadopoli. Voleva comunque avere l'interno, Pierluigi Italia ha difeso eh, con, con la macchina. E comunque non c'era molto spazio all'interno, quindi è davvero, davvero tosta. Uh, passare in quel punto con uh, Pasqua Dopoli che va leggermente largo ma riesce comunque a rientrare abbastanza tranquillamente. Bella questa lotta tra questi tre piloti. Pasqua Dopoli, Fortuna fa mentre Zeni è riuscito a distanziarsi poi piano piano da Bertozzi. E occhio, già ammetta che è arrivato a Carello. Quindi occhio, perché poi bisogna tenere d'occhio anche quella lotta lì. Perché Carello potrebbe perdere la posizione. Eh, Ma manca un minuto e 40. Quindi ci sarà il due prossimo un altro giro. E giri, giri. E vedo un Nico girato. Nico girato all'Erosion. Mm. Anzi, alla Radion. Se vogliamo essere precisi, all'Erosion esatto, esatto. è la prima. Lo... All'Erosion è la seconda. Esatto. Bravissimo, che tanto sarà modificata. Esatto, <ride> non ho capito come la modifichino, però, ok, e Giammetta Carello. Due. Affiancati i due con Giammetta che riesce a passare Carello. Vediamo se incrocia carello. Sì, bello, ci prova, bello. ci prova bello, dai. Che ce la fa, dai che ce la fa, peccato che Giammetta abbia all'interno. Ma si può sicuramente si fare. Fendere. Bisogna, bisogna forzarlo in un certo modo esatto, deve... eccolo! Deve uscire molto bene. È uscito Bravo. bene, bravissimo, bravissimo. È uscito bene. Adesso deve solo avere un buon controllo durante le rush... le Rush Radion. Perché è tosta questa, con questa macchina in scia. Infatti, guarda, guarda come allarga, e che più. ce l'ha fatta, vai, che ce l'ha fatta. Eh, Ma Però, è tosta, e, e a tre decimi, tre decimi abbiamo visto prima che non riesce a prendere. Non riesce a prendere abbastanza scia, forza, ragazzi, in chat, ti fate, ti fate. E infatti, guarda come com era prevedibile, rimane dietro. Però si sta avvicinando, si è avvicinato in questa curva ha staccato uh, molto stia, forte mentre fortuna. Pascadopoli sono molto vicini. Uh, guarda, Fapanni dove si infila. Così. Anche Fapanni si va ad unire al gruppo. Pro farne due in uno. Ah, uh. contatto tra i due, contatto tra i due, rientrano ah. tranquillamente. Con Pascadopoli. Pascadopoli. che voleva passare. Pascadopoli che si starà sicuramente lamentando in direzione gara. Perché dice: Questi due mi hanno tagliato la curva. Io non oh, posso guarda, passare. Quindi, come chiude? Come chiude? Mamma mia, bella lotta tra i due. Attenzione perché Merco Fortuna, però, all'interno qua, può sicuramente approfittarne. Qui fa panni mm, va a chiudere, eh? rischia, rischia veramente tanto. per Fapanni con di Clerico anche che si è unito alla lotta. Siamo già al doppio rischio per Fapanni che sta tirando fuori gli artigli. Uh -huh. difesa, difesa aggressiva, però, corretta in questo momento. Sì, sì, c'è stato. Un po' al limite, ma c'è stato. Eh, infatti, infatti. Aggressivo ma corretto, bellissimo, bellissimo terzo carrello di nuovo di nuovo carrello. Che è successo Giammetta? Era... Che lo siamo persi? Lo caspita. Siamo assolutamente persi. Non ho capito. Grazie di averci avvisato, <ride> eh, ma perché noi non dobbiamo guardare i piloti? Perché se li guardiamo, poi perdono posizione. Eh, sì, è quello il problema. Comunque, Zeni ha iniziato l'ultimo giro. Quindi. Ci si prepara per un ultimo giro di fuoco, in, uh, soprattutto nel gruppo da Fappanni a Di Clerico, perché sono veramente vicini. Allora, sondaggio io non ne faccio perché a questo punto è palese. Anche uh, Cosimo Pascadopoli! Grosso errore! Grosso errore di Cosimo Pascadopoli. Non ho detto niente. Eh. Eh, di Clerico io... passerà sicuramente Mirko Fortuna. Pascadopoli ha staccato troppo forte su Mirko Fortuna. Toccando Mirko Fortuna si è girato e poi Fortuna uscendo male perché comunque con il tocco non è riuscito a fare la traiettoria ideale o comunque non è riuscito a fare una traiettoria eh, decente per concludere la curva, eh, di conseguenza e, eh, ha perso pure la posizione su Di Clerico che ringrazia e si prende l'ottava posizione. Mentre attenzione perché Bertozzi ha fatto sicuramente un errore e si trova in seconda posizione. Con un vicino, vicino Carello e Giammetta, comunque. Mentre zeni è a metà pista al Puon, Ok, Pascadopoli che è molto vicino a Fortuna. Vedremo se ci sarà il tentativo da parte di Pascadopoli fortuna sembra difendere. Ed è così che difende. Uh, quasi. Ma fortuna sta andando, sta andando molto lento. Come se per lui fosse finita la gara. Forse sta accorto adesso che non era finita la gara. <ride> se avesse finito la benzina, quasi. Eh, potrebbe anche essere. Potrebbe anche essere. Teniamo d'occhio la situazione con Italia. Che ha passato fa panni pa di clerico e corazzini. No, Corazzini. Corazzini. Aspetta, Corazzini ha finito la benzina. Corazzini ha finito uh. la benzina. Corazzini ha finito la benzina, adesso vado un attimo a sentire Fortuna. Fede anche, Francesco Fede ha finito la benzina. Hanno tutti finito la benzina qui. No, Fortuna ce l'ha. Fortuna ha la benzina, mentre Zeni va a vincere. Perché Fortuna? No, scusami, Fede. Fede. Sì, sì, ma io intendevo Fortuna non ha ancora finito la benzina. Forse, ah, ho okay, detto, okay. forse ho detto ha finito, però intendevo non ha finito. Mentre è proprio Corazzini che l'ha finita la benzina. Infatti... Anche Fede... Anche Francesco Fede: Anche Francesco Fede. No benzina, no power. Frazzini arriverà a undicesimo, e se non ultimo. Purtroppo per lui. Mm, no, non arriverà ultimo. Ritirato tirato Anche Beh, insomma, errore nel calcolo da benzina. Purtroppo fa parte delle gare. Uh, errore per Mamazza che la recupera. Tanto ecco che tagliano il traguardo. Per lui Digale, un ottimo recupero. Ottimo anche, un'ottima gara. Anche per Atten Zeni, Guarda, per guarda posto, che gioco bello. di squadra Corazzini, che viene spinto da Pirone, Pirone che lo porta a, a finire la gara. Guarda, guarda che bello! Con arriva anche Mamazza e fa fanno il trino No, attenzione, si gira <ride> e, niente. e niente, incidente. Sa di, però sa di però Corazzini di esatto, sa tanto di finale di carso 1. Però Corazzini sta andando, Corazzini sta andando. Piano piano. Dai, forza, Forza Corazzini, ce la faremo. Che gara, che gara. Come non è, detto, non è finita, non è finita per Corazzini. Adesso arriveranno piano a spingerlo. Eccolo qua, Mamazza, insieme anche a Pirone. Eccoli, eccoli, eccoli. Speriamo non facciano la stessa cosa di prima. Perché sennò no... <ride> no. No, no, adesso sta facendo solo Pirone, apposta. Adesso qua, attenzione. La affronta curva, la bus attenzione. stop, affronta la bus ah, stop ah. tagliando. Eh, non c'era altro modo. E poi un altro, un altro po' di spinta per Corazzini che lo portano a concludere la gara. Attenzione Mi perché sta arrivando, anche sta arrivando perché... Borghi anche nel mentre. Esatto, esatto. Riescono, a concludere, non riescono a concludere. Sì, 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 sì hanno, hanno già, concluso, già concluso. Il traguardo è quello prima, non oh, è il secondo. ok, da... okay perfetto, perfetto. Poi, poi incidentone tra i tre, però. Beh, beh, bene, quando finisce bene, un po' meno per Francesco Fede, che purtroppo non aveva nessuno che poteva dargli una mano perché già tutti l'abbiamo passato. Quindi finisce così una gara interessantissima. <ride> Con uh, Stefano, i quadri... primi tre. Perché stanno finendo di fare il giro. Mm. E stanno ancora correndo. Sì, sì. Comunque, Stefano Zeni che vince la gara. Con secondo Bertozzi, e terzo Carello che è riuscito a prendere la posizione alla fine, eh, su Giammetta. Complimenti. Eh, poi Italia quinto che partiva molto indietro. Quindi molto bravo in gara come al solito. Dimostra sempre, comunque, con uh, non avendo provato tanto l'auto, di fare sempre delle gare molto molto buone. Fapanni, sesto, settimo di clerico, ottavo Fortuna, Nono Pascadopoli, decimo Puglisi. 11 ⁇ Bianchi, 12 ⁇ Lucisano, 13 ⁇ Corazzini, 14 ⁇ Pirone, 15 ⁇ Mazza, 16 ⁇ Borghi, 17 ⁇ Nico, 18 ⁇ Francesco Fede che è finito senza benzina come Corazzini, ho chiuso 19 ⁇ e Cossia 20 ⁇ Un'inversione di griglia per la top 10 e quindi adesso direi un attimo di pausa e poi belli pronti perché inizia gara 2, quindi prepariamoci Daniele. Ci siamo, ci siamo, noi siamo prontissimi. Comunque, sì, potremmo dire Carello è eroe della gara, davvero fatto una bellissima fatto gara. Ha fatto una bellissima gara. Partirà ottavo. Vedremo dove andrà a finire partendo ottavo. Vedremo. dai Ci si vede a gara 2. Adesso un attimo di pausa. Rieccoci quindi, qua pronti per l'inizio di gara 2. E adesso possiamo concludere. qua fine. Ma così, <ride> non è vero? Sì, andiamo, andiamo via, arrivederci. Andiamo, andiamo via, Come, nessun commento. No, no, stiamo scherzando. Torniamo, qua, belli pronti per commentare. Gara 2 con i semafori che si stanno per accendere. Con Luca Puglisi, che parte in pole position, essendo arrivato decimo in gara 1. Prepariamoci con Luca Puglisi, là davanti. E 2-1, sui motori. E giù tutto, giù tutto Si parte, Bella si parte. partenza Si è partiti, molto ediamo. bene molto Cosa succederà alla prima curva? È abbastanza tranquilla come gara 1 eh? Devo essere sincero so Se la sono cavati molto bene in entrambe, in entrambe le volte Per curva 1 eh? Eh, Deve ancora arrivare le rush Radion, Può succedere di tutte Là dietro vedo delle, del, già dei free wide No, eccolo, ecco. Attenzione, grosso incidente. Zeni, attenzione. Uh. Mamma mia che incidente. Giammetta forse no, Giammetta, ah, attenzione che casino, che casino. Che casino, che casino. Disastro, disastro. disastro. Almeno una decina di vetture coinvolte allo Ruch, comunque l'avevo detto. Prima curva, ok, però stiamo attenti che deve ancora arrivare Lewis Ryan. Ma noi sappiamo adesso noi che le, siamo No, noi lo sappiamo, noi lo sappiamo tutto ormai. Esatto, esatto. intanto Pascadopoli che già ci prova su Puglisi Eh, Così. ci può tentare, ci può tentare sicuramente Puglisi, oh, può difendere bene che rischio. che rischio, Fortuna, che rischio È andato Sava lungo, per è andato lungo infatti per evitare di distruggere la gara altrui Cosimo Pascadopoli passa con Fapanni. che può provare anche lui su Puglisi ma è tostissima Zeni rimonta e Italia che sta inseguendo Zeni in questo momento per recuperare quante più posizioni possibili belli Di Clerico, Fapani e Puglisi molto vicini mentre Pascalopoli può, può già provare a, a scappare Puglisi che sta dimostrando che oh attenzione l'attacco di Di Clerico su, su Pugli. non su Puglisi scusate su Fapani. Fapani, mamma mia che manovra pazzesca rischio incredibile ma l'ha portata a termine molto bene con Zeni che... Carello. Con Pier ancora attaccati e Fortuna che è lì dietro Sì sì Che gara, che gara Cosa stiamo vivendo? Eh, una gara 2 un, un po' più movimentata Movimentata dall'inizio, dall sì così esatto Infatti, Soprattutto per quelli che Prima ci siamo dimenticati Esatto Prima Intanto, ci prima ci siamo dimenticati di, di dire le, le, le gomme che montano questi piloti e montano tutte gomme medie, tranne Giammetta che monta soft. Intanto, se succede qualcosa, avvisami. Di clerico che e... passa Puglisi, Carello che Grazie. passa Zeni, Fede, Mamazza e Cossia, mega incidente. Mega incidente subito dopo la. Il rettilino prima della bus stop. Per intenderci, fa panni che ripassa Puglisi. Nel mentre un follow di Niki Lauro. Grazie mille per il follow. E poi si ritorna di nuovo con Carello. Che viene passato da Zeni. Zeni che ripassa Carello. E sono affiancati. Attenzione perché c'è un trenino incredibile. Guarda che trenino assurdo qua. Eh? Dal Carello, Zeni, Puglisi. Tutti lì, tutti lì. Carello può approfittare su Puglisi. Perché Puglisi non l'ha fatta benissimo. Mentre Bertozzi è passato Lucisano. Torniamo di nuovo su. Su Carello, che può provare su Puglisi, Puglisi che in grossa difficoltà. Eccolo, risulta. eccolo, eccolo. Dai, dai. Andiamo 70. La che staccata. staccata, Puglisi! Mamma mia, Puglisi! Ah, Puglisi. Cosa ha fatto? Cossi ha fatto, ah, ah, no. ah, Mamma mia, questa era bruttissima. Per favore, non le faccia mai più. Comunque, eh, veramente. Devo dei cognomi stupendi. Pugli, qui, Puglisi, eh, Puglisi che ha comprato dei freni migliori. Però ci riprova Carello anche a fare una staccata fortissima. Ma non è. Forse passa Zeni, no, non passa. No, passerà Carello alla fine. <ride> e, e non no. è passato Carello per il contatto no. tra i due. Con Carello, che qua eh, non, non ha colpe nemmeno Puglisi. Secondo me. Per il Puglisi senso. Puglisi diciamo, ci è salvato comunque. E lì, diciamo che è una curva abbastanza tosta. Perché comunque non c'è lo spazio per due. A meno che i due non siano d'accordo nel farla più lenta. Erano molto, molto vicini. Ci può stare... Non erano proprio d'accordo, mettiamolo così. Non erano proprio d'accordo. No, quello sicuramente. Diciamo che è comunque un incidente più di gara che un incidente eh, causato da, da, una, da un pilota che da un altro. Mentre Zeni è ancora dietro E se lo sta studiando Puglisi Perché è più veloce Zeni L'ha dimostrato Ma se lo deve studiare bene il sorpasso Non può avventarsi Non può, non può fare l'avventato Vediamo che se lo sta studiando Affiancate. Zeni che passa Oh, Larghissimo Arriva Fortuna a tutta velocità Pierluigi Italia anche che cerca il sorpasso. L'ultima fortuna, sì. Fortuna ha frenato tanto. Ancora leggero contatto purtroppo per Pierluigi Italia che comunque riesce a rimanere nel limite del... ovviamente della... della sportività. Non è ovviamente sicuramente evoluta. No, no si era... Sì, sì, era in frenata. In... Sai in frenata cosa? So. Uno era in frenata, due Puglisi. Ha visto che c'era dello spazio, ha comunque fatto la, la curva esatto. eh, nella traiettoria ideale. L Italia non si aspettava questo cambio di traiettoria improvviso. Eh. E quindi... uh, che volo! Mamma mia, che Puglisi si è saltato! Anche Puglisi è saltato. Che volo, Mentre ho chiuso chiudo... Puglisi, mamma, che lotta! Che lotta, Italia, Italia arriva. Eh. arriva! Arriva, arriva, arriva. Alla staccata passa Puglisi Passa Puglisi No, non passa Puglisi, passa Italia No, passa it Italia su Puglisi Eh sì eh, Italia passa Puglisi Eh sì, sì, sì. <ride> però me lo devi contestualizzare, maledizione eh, avevo mancato la prima parte, forse, eh, non si era sentita, dai Vabbè, vabbè, comunque Pascadopoli Che perde la posizione su Fapagni e Di Clerico, adesso è in terza Non ci crede, cosa non ci crede? Vediamo, dov'è, dov'è, dov'è? Abbiamo perso Carello, mi sa so no Carello semplicemente ha perso, ha perso le posizioni semplicemente eh, esatto esatto E eh. perché avevo visto in chat e mi sono reso conto mm -hmm. sono, sono troppi follower e la macchina ha rallentato ah, sì. <ride> troppi follower di Carello troppo peso sulla macchina di Carello quindi si se, è se, se sentito adesso <ride> mentre attenzione a Zeni su Pascadopoli E anche occhio a Bertozzi con Pirone e Giammetta. Perché sono tutti molto vicini, tutti coinvolti nell'incidente. Però Bertozzi sta dimostrando gran velocità. Spinge al massimo. Fantastici, fantastici. Questi primi minuti ci hanno proprio. Ci hanno regalato davvero tante Ecco emozioni. Bertozzi che sorpasso E ancora, è ancora. Uh, uh, rischioso, free wide Free wide alla bastop stop Con Giammetta super staccata Pirone che penso abbia avuto un contatto con Con sì, Bertozzi con, Sì, con leggero contatto Lì sul rettilineo nel, Nello spostarsi Bertozzi ha preso Pirone Occhio a Zeni e Paschadopoli niente niente. Occhio a Zeni Giammetta che non allarga tanto Ma chiude l'interno, copre Scopre bene. Zeni è davanti, Zeni è davanti qua alla, alla Rush Ryan Andiamo su Zeni con Pasca dopo che ha tagliato la curva. Pasca dopo che eh ha tagliato sì. la curva, quindi avrà un po' più di velocità teoricamente, però Zeni difende bene. Grande difesa di Zeni e rimane in terza posizione. È tranquillizzata Dai la situazione adesso con Bertozzi Siamo attenzione su Giammetta occhio qua all'esterno può staccare forte staccatona di Bertozzi troppo lungo no rimane in pista con una gomma però traiettoria migliore di eh, attenzione si è girato Pirone là dietro nel mentre eh, ah, comunque peccato. stavo dicendo di Giammetta che ha avuto una traiettoria migliore è riuscito a mantenere una traiettoria migliore contatto tra Bertozzi e Giammetta riescono a mantenere entrambi la, la vettura e ripartono tranquillamente Razzini intanto sta aspettando Sta aspettando un pilota, credo sia proprio Pirone Mi viene da pensare mm, No, strano Vediamo, ancora aspetta Non ha avuto l'incidente con Pirone comunque lui Probabilmente ha avuto l'incidente con Mamazza Presumo è ripartito, ripartito. Mm, ok ok si sì, ecco ripartito comunque. non penso abbia avuto l'incidente con Pirone per il semplice motivo che comunque eh, Pirone si è girato prima a me, a me non sembrava effettivamente che si fosse girato con Corazzini però comunque può essere non so non so comunque stava aspettando ottimo ottimo comportamento bravissimo il comportamento di eh, Corazzini un ottimo fair play da parte sua Esatto Nel esatto. caso in cui effettivamente ci sia stato l'incidente Io presumo ci sia stato l'incidente a questo punto Se l'ha aspettato così tanto Sì, perché l'ho aspettato per ben quattro curve Può dire, quindi okay, Bertozzi. Fast -slap di Bertozzi Bertozzi che è riuscito a passare Giammetta Zeni che fa il fast slap Ma lo sta dimostrando che sta andando veramente forte Mentre Puglisi può provare su Giammetta Vediamo se ci, se ci riesce se ci E se ci tenta Uffa uh, fa panni. All'uscita della Radion, giusto? Giusto. Si, <ride> si. Sì, sì. Scusate la pronuncia belghi. Radion. Se, pro se, proprio... se praticamente radi e poi fai Ion, Radion. <ride> con... Devi mettere proprio la L al minimo. Se proprio Radion, con la L moscia. Praticamente la L è un po' moscia, sì. <ride> occhio a Fortuna e Pascadopoli, vicini due E Zeri e Favanni E occhio anche perché dietro di loro ci sta Una bella lotta <ride> Ci sta Occhiuto anche cioè, cioè, è vicino, è vicino Sono molto vicini, Pascadopoli, Fortuna, Occhiuto Mamma che, si sono riaccese le lotte qui Già metta anche abbastanza vicino a Bertozzi, quindi devo tenere d'occhio anche loro. Sì, sì, assolutamente. Attualmente il più vicino è proprio Fortuna nei confronti di Pascadopoli. E con anche Occhiuto lì dietro. Ho chiudo che se li studia, è ok Italia che può arrivare sicuramente a dar fastidio. Sta studiando, chiudo, sta studiando. Ha acceso anche i fari, giusto per... Sì. si vedere meglio negli specchietti. pascadopoli e... e Occhiuto hanno i fari accesi. Mentre Fortuna ha optato per non accenderli. Esce nell'ombra, signor Fortuna. Ok, alzani può tirare la staccata su. su Fappanni, panni, eh. Occhio, vediamo. St uh, stacca molto. Oh. No, 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 no. Stacca perfetto. Oh. L'ho portato largo. Ecco, quello sì. Però un'ottima staccata, pensavo ah, andasse a sinceramente. Ha staccato perfetto, poi diciamo che non poteva stare eh, interno alla curva, cioè esterno alla seconda curva, avrebbe fatto la traiettoria ideale. Infatti c'è stato un leggero contatto con Fapani, niente di scorretto comunque, mentre F Pasca dopo li passa fortuna. Anzi, no, mentre Fortuna ha provato a passare pascadopoli Ma poi pascadopoli è riuscito a ripassare Fortuna. Questo è, com è come sono venuti gli eventi, effettivamente. Sì, e anche Occhiunque. Mamma mia, Occhiuto che ha tagliato la curva e ha rischiato tantissimo nel rientro. Aspetta, qual era quella macchina che era? Una Mercedes, o una Porsche alle Aleman che prese il volo. Mercedes, ok, allora ricordavo bene. Uh, contatto, contatto uh. con Occhiuto Fortuna forse riesce a tenerla Eh no, l'ha persa, l'ha persa Ah, no, l'ha persa, l'ha persa Vediamo Occhiuto se sì, aspetta Non aspetta, prosegue la gara Veramente sfortunato Mentre Carello pian pianino sta arrivando, eh Quindi per la gioia del pubblico Tranquilli che Carello piano piano sta salendo sì, sì, sta salendo anche grazie alla posizione persa di Fortuna. Alle posizioni perse di Fortuna, po poca fortuna per lui. Uh, totale. incidente di Di Clerico! Non ho capito, non ho visto cosa è successo. Se si sono toccati ah, con Zeni, ah, però, ah. mega incidente di Di Clerico. Devi aspettare, devi aspettare adesso. Adesso può andare. Ok, rientra abbastanza tranquillamente. Io devo capire cosa è successo. Perde a di tanto, di perde tanto. E uh, Carello, per la fortuna dei nostri telespettatori. Anzi. Eh, si gira di nuovo di clerico e qui lascia andare la macchina perché è meglio. Eh? Ha alle gomme calde, le gomme calde. Eh sì, ha le gomme caldissime, caldissime. Non ho capito effettivamente cosa è successo. Eh, penso si fermerà, penso si fermerà. Ah, peccato. Rientra in box. Peccato. Gara finita per lui. Carello su Italia. Nel mentre. Ok, Italia che potrebbe subito rispondere. Ci prova dall'esterno. In posizione intanto per carello, per la nostra chat felicissima. Esce meglio Italia qua all'esterno. Vediamo l'estending operation. Occhio anche fa panni Pascadopoli. Ho chiuso. No, chiudo a Pascadopoli, scusate. Uh, Corazzini. Curva Indiaia. migliore di Italia dall'esterno. Di Italia è virtualmente davanti, anche fisicamente adesso. Occhio anche a Pascadopoli. Io sì, con... occhio lì. Ho lì. Occhio anche lì davanti. Se non prende il volo qualcuno. No, chiudo, occhiuto ha rischiato di, eh. ho rischiato di prendere il volo malissimo. malissimo. Eh, sì. eh sì. Però per Italia si, si è avvicinato, si è avvicinato tanto. Si sta avvicinando tanto rispetto a chiudo. Uh, ho chiuto staccato. No, 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 no. Pe peggio di quella di prima, per Vigitalia passa così. Eh, mamma mia, cosa ha rischiato Carello a passare sì. lì? Comunque, praticamente la stessa staccata di prima su Fortuna, ma ancora più aggressiva. E ancora più sconsiderata quella di prima su Fortuna è stata molto sfortunata. Che è arrivato l'incidente e tutto. Perché diciamo che si erano riusciti a sportellare fianco a fianco ed erano. Ed era, Erano comunque, lì. ed era lì. Però questa è veramente stata una staccata che era a 13 mila di distanza. Furibonda, furibonda. Sì, furibonda, furibonda. Cioè, non, era, non era. Non era affiancato. Non era comunque vicino, attaccato alla, al retro dell'avversario. Secondo me, una staccata sbagliata. Questo qua. Poi per fortuna. Sì, è stata per stata fortuna Per fortuna a Pascadopoli. Non è successo niente di grave. Però comunque rientro. Ha rischiato no, a fortuna acqua. gli è successo qualcosa di Sì a, for... a fortuna sì parlo adesso dell'ultima dell staccata no cioè... Mamma mia Daniele <ride> Eh scusate ma oggi abbiamo Io mi... i cognomi belli Io mi... Io mi vergogno ogni tanto <ride> Torniamo seri, tor... torno serio Torno, torno serio Ho oh, Giammetta ha avuto penso un incidente perché Fortuna è passato ma non ho capito a Giammetta che incidente abbia avuto Già metto, Mentre già Zeni fa metta... Zeni fast slap. Non è ripartito, già metto, è ripartito. Però penso abbia sì. avuto un incidente perché a fortuna è passato con uh, grande facilità e poi eh, gli ha preso già 5 secondi. Quindi penso gli sia successo qualcosa. Eh sì, intanto 3 minuti e 15 secondi alla fine di questa selezione. Attenzione, gara... attenzione 4... a Carello. Attenzione, a Carello. Che so chiuso ci prova. E ho lungo chiuso, Carello. Ringrazia. Passa anche Bertozzi. Eh, anche Bertozzi, occhio perché Bertozzi può andare ad affiancarsi su eh, Carello. Su Carello. Eh, Stessa sì. cosa, Italia là dietro con Pascadopoli. Due molto vicini. Che gara! Comunque, che gara! Non ci sta lasciando un minuto di tranquillità assolutamente. Hanno subito ricominciato, guarda che bello, e che bello. L'Italia attende, Carello difende benissimo con una gran staccata per Tozzi, è lì, uh, riuscita a tenerla perché sta partendo. Ah, brutto, ha avuto una brutta traiettoria in questo caso per Luigi Italia, ha perso un pochino, ma comunque, è lì. Credo che legge. i tifosi di Carello sono tutti in piedi sul divano. Assolutamente. Probabilmente, eh, bellissima gara, lì. bellissima gara. Comunque adesso appena andranno a tagliare il traguardo saranno ancora due giri, quindi contando che esatto. non hanno ancora tagliato il traguardo sono tre giri effettivi di gara. Fantastico, che bello, che bello. con Come i questo? piloti uh, molto, molto vicini contatto con Erling Italia, uh, Italia che frena voleva aspettarlo ma sì, adesso penso lo aspetterà con Carello che è stato sì. aggressivo oh, attenzione no 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 penso. sono in 5 sono 5 wide sono veramente vicini tutti Bertozzi alla fine ha avuto la meglio davanti ma guarda, guarda quanto sono vicini sono tutti lì oddio e ho occhiuto. sono andati a mettersi cosa stanno facendo una riunione di condominio e eh, ho chiudo staccatona aggressiva eh, e gira Carello ancora? ancora. Purtroppo, ancora Pierlice Dale. Che taglia, deve tagliare per forza per evitare i casini. Si trova quinto Carello in settima posizione. Purtroppo per lui, un po' di caos in queste ultime curve, ma comunque. Riusciamo ancora a vedere i piloti integri. Dai, dai, che dopo vi facciamo votare l'MVP di, di giornata. Anzi, ve lo facciamo votare adesso. Fatemi preparare il sondaggio, arriva subito. Esatto, esatto. Mentre io andrei a vedere un attimo un po' Zeni. Guardiamoci un po' di... Guida spettacolare di Zeni, che sta dimostrando... Di che pasta è fatto comunque? Velocità incredibile, Zeni. Che può andare a prendersi anche la seconda vittoria con Carello che si è girato. Carello che si è girato è stato girato, da capire. prova va a perdere posizioni e rientra in decima. Io metto i primi 4 più Carello perché sicuramente sarà votato. Anche se meriterebbero molti di, di finire qui. Comunque, se è altro, scrivetelo nei commenti. Assolutamente, assolutamente. Penso quasi tutti i piloti si meritano di essere lì nella zona MVP. Perché comunque tutti i piloti ci hanno fatto vedere dei, delle belle lotte. Non c'è un pilota che ci ha fatto vedere più lotte dell'altro. Quindi vabbè, è una, sì, sì. una scelta tosta. Ecco qui, avete 5 minuti di tempo per votare Driver of the day. Passato Puglisi. Peccato per l'errore che ha fatto adesso perché altrimenti tutto sommato Carello meritava merita il, l'MVP di giornata. Secondo sì. me votate, votate. Infatti, tre voti da parte di Per Carello Uno per Fapanni. Chi è il franco tiratore? Oh? <ride> Comunque, ultimo giro. Iniziato adesso. Praticamente da Zeni. No, non proprio adesso da Zeni. Iniziato adesso da Giammetta Italia. Tutti i piloti che sono lì vicino in lotta. Per, uh, dalla sesta alla decima posizione. Io voto per Zeni. Sì questa sera comunque è fantastica Una gara fantastica Io ho votato, votato Fapanni per questione delle lotte Non tanto per altro Perché mi ha, mi bravo, ha, fatto, mi ha fatto molto divertire Sotto quell'aspetto È stato aggressivo ma corretto Esatto, Zeni per me ha fatto un bel recupero. Ha riuscito ad approfittare Ma delle situazioni Zeni... e si è portato in enorme vantaggio. Zeni, sicuramente dovessimo votare la attenzione: aspetta, che c'è Giammetta con Italia. Giammetta stacca fortissimo, e riesce a prendere posizione eh. su taglio. Italia, uh, uh, Italia uh, come sta tenuto Crischio. Italia ancora, rischio. ancora, ancora. Difficoltà in quella curva per Italia, comunque. Eh, sai cosa, quando la perdi all'inizio è difficile mm, riprenderla sì, sì. perché comunque se continui cambi di direzione quindi accentui ancora di più il pendolo e quindi esatto. la situazione è tosta. È vero, è vero. Ancora un po' in difficoltà comunque per l'Igitale. Credo che abbia anche quasi finito le gomme. Potrebbe assolutamente esserlo e i piloti stanno comunque andando a concludere la gara quindi potrebbe essere che stiano finendo le gomme. Si trovano più anche la, <ride> e anche la benzina, speriamo che Fede e Corazzini, che sono rimasti eh, vittima della... della fine della benzina la scorsa... la scorsa gara, speriamo che questa gara non abbiano questo problema. A questo punto, esatto. Speriamo, speriamo bene. Mentre andiamo su Zeni che va a concludere la gara, complimenti a Stefano Zeni, doppietta per lui in prima posizione, seguito da Fappanni in seconda. Assolutamente un'ottima gara per lui. Un terzo, Bertozzi. Che ha concludere il podio. Bertozzi, che è arrivato secondo. No, sempre terzo. È arrivato, mi sa. Ho il dubbio. No, è arrivato secondo. Bertozzi è arrivato secondo. Prima era arrivato terzo, eh, Carello. Prima eh, sì. con. Eh, ho chiuso quarto. Quinto, Fortuna. Sesto, Giammetta settimo Italia, ottavo Puglisi grande gara di Puglisi, anche questa gara 2 valsa veramente un'ottima posizione male, con Pasca dopo Carello facendo... molto vicini e Cossia undicesimo facendo grandi... dei grandi passi avanti sì, magari non è il più veloce in quali ma in gara riesce a fare il suo, con Fede poi che arriva a dodicesimo, tredicesimo Pirone quattordicesimo Lucisano, quindicesimo Monazza, sedicesimo Nico diciassettesimo Borghi 17esimo Borghi, no, 17 Ahmed, no, 16 Ahmed, solo ok, che non vedo Borghi. Eccolo qua, Borghi. Borghi okay. è ultimo, 17 sì, Corazzini è Pit, quindi adesso vorrei capire se Corazzini ha dimenticato di l'uno la benzina oppure no. <ride> A questo punto non saprei. Comunque, rivediamo giusto la classifica e poi un attimo di pausa al trailer e. Le interviste? Quindi andiamo a rivederci. Con Zeni che vince la gara. Fa panni che secondo, terzo Bertozzi, quarto chiudo. Quinto Fortuna, sesto Giammetta, settimo Italia, ottavo Puglisi, Nono Pascadopoli, decimo Carello, undicesimo Cossia, dodicesimo Fede, tredicesimo Pirone, quattordicesimo Lucisano. Quindicesimo Mazza, sedicesimo Nico, diciassettesimo Borghi, diciottesimo Corazzini, diciannovesimo di clerico e ventesimo bianchi. Adesso un attimo di pausa, Daniele. E poi direi pubblicità, cioè direi pubblicità prima esatto. e prima e poi l'intervista interviste. Pubblicità prima e poi esatto. le Quindi a tra poco. Eccoci qua pronti per le interviste, innanzitutto grazie comunque al Duca per uh, il follow e poi iniziamo le interviste effettive con tutti i piloti protagonisti di queste due gare fantastiche. Iniziamo da Fabio Carello, una gara 1 pazzesca in cui sei riuscito a prenderti la terza posizione mentre una gara 2 è molto sfortunata, non tanto all'inizio ma nella parte finale, alla fine sei arrivato in decima se non vado errato, nona comunque. In, no, in, basso, in bassa top 10, mi ricordo questo. Comunque, raccontaci un po' queste due gare con queste auto non semplici e soprattutto auto che hanno dimostrato che comunque la scia ce n'era veramente poca. Eh sì, è vero. Eh, prima di tutto, questa è la mia seconda gara. Anzi, forse la prima, perché la prima non sono neanche partito. Diciamo gare organizzate di questo tipo. Quindi, è la prima volta che partecipo a un evento del genere. Quindi. Eh... Diciamo, è andata bene. Dai, sono, sono contento e mi sono divertito soprattutto anche, anche nella gara 2 dove sono stato un po' sfortunato. E, per il resto no, la macchina non la conoscevo per niente, non l'avevo mai, mai provata. L'ho provato un po' in questi giorni e niente. Ho provato un po' di cose a caso delle volte. Però poi in gara diciamo che avevo trovato il mio, il mio passo, il mio ritmo. È comunque molto divertente. Insomma, mi. Mi è piaciuto molto il, insomma, il, il format e soprattutto poi rimanere in, eh, nei canali durante la gara non ti deconcentrava tanto. Eh, insomma, ho trovato un gruppo abbastanza simpatico, molto simpatico. Bene, bene. Siamo contenti che ti siano andate bene le gare e che tu, ti sia divertito, soprattutto. Proprio perché questa è una forfana e dobbiamo divertirci. Passiamo poi a... Luca Bertozzi, due gare molto, molto buone: gara 1 in cui hai provato a tenere dietro Stefano Zeni, ma non ce l'hai fatta, e gara 2 invece in cui sei rimasto coinvolto in quel grosso incidente nelle Rouge, ma poi sei riuscito a portarti a casa comunque un grandissimo e ottimo terzo posto. In, con un gran recupero, Scusami, davvero puoi ripeterla una parte della domanda perché <ride> mi si sono spente le cuffie. Nessun, nessun, nessun <ride> problema, nessun problema. Comunque, ti Grazie. dicevo: complimenti per, le, per entrambe le gare, gara 1 Grazie. in cui hai provato a tenere dietro Stefano Zeni, ma alla fine non sei riuscito a tenerlo. E ti sei accontentato di una P2, contando che partivi anche con le soft, quindi con quelle gomme che tenevano un po' di meno nel complesso Intanto. di tutta la gara. Invece gara 2, in cui sei rimasto coinvolto nell'incidente iniziale alle Ruche, hai fatto un gran recupero eh, fino alla terza posizione. Raccontaci un po' queste due gare e raccontaci un po' come l'hai vissuta. A gara 1 ero convinto che ci saremmo giocata io e, e Zeni, sinceramente. Dopo, quando ho visto il terzo un po dietro, cioè, non, eh, non me l'aspettavo tanto, un po', ma. Mi ha scombinato un po' i piani, soprattutto che non gliela facevo superarlo, e dopo Zen, giustamente, aveva un passo un po' più forte del mio, quindi è andato via. All'inizio pensavo di andarla a riprendere, dopo le soft, mi hanno abbandonato e ho cercato di finire di mantenere la posizione. Gara 2 mi sono ritrovato nel muro, <ride> mi sono ritrovato nel muro, no, non penso per colpa mia. Dopo ho cercato di recuperare. L'obiettivo mio era arrivare appunto a podio, almeno. Era, era, era quello l'obiettivo mio, ecco. Bene, bene. Complimenti per l'obiettivo raggiunto. E eh, davvero, complimenti davvero per, questa, per queste due fantastiche gare. Grazie. Passiamo poi a ultimo, ma non meno importante, Stefano Zeni, che è, ha dimostrato. La sua velocità, io che ho già avuto la, la fortuna di vederlo all'opera in time attack, e sapevo quanto fosse veloce, dimostra anche comunque nelle gare di essere veramente, veramente velocissimo sotto tutti gli aspetti e soprattutto molto corretto e molto bravo nelle staccate aggressive. Grazie, grazie. È stata dura, però, perché non mi aspettavo che praticamente in gara 1 quelli dietro a me eh, avevano tutti le soft e sta roba qua non me l'aspettavo infatti a inizio gara ho sofferto un sacco eh, loro poi hanno mandato subito in temperatura le gomme io eh, le avevo fredde appunto tra l'altro avevo una, un setup molto molto scarico quindi nella parte centrale devo proprio no, cercare di sbagliare il meno possibile per, per non farmi raggiungere eh, è stata tosta poi vabbè si sono messi tra di loro mi sembra per Tozzi con la giammetta un po' a disturbarsi. Sono riuscito a prendere il largo, fare il mio passo e effettivamente eh, far fruttare le, le medie a fine gara rispetto a loro che con le soft probabilmente hanno cominciato a degradare tanto e giravano più lenti. E in gara 2 stessa cosa, ero deciso se rimettere le, le medie o provare le soft. Eh, però ero, ero un po' spaventato da come potevano arrivare a fine gara perché non le avevo provate per una gara intera diciamo. E sono ripartito con le medie, solo che è stato un po' difficile fare qualche sorpasso perché sul dritto sì andavo, però poi in curva soprattutto quando domani arrivavo dietro agli altri perdevo ancora carico, perdevo ancora più carico, era, era abbastanza difficile, però avevo. mi sono dovuto prendere qualche rischio, ma è andata tutta bene, tutto bene, quindi una volta primo ho ripreso a fare il mio passo e sono andata bene anche gara 2. Bene, bene, complimenti ancora per queste due ottime gare, davvero, bravissimo. Grazie. A questo punto direi che possiamo chiudere qua la diretta e direi per Luigi Italia di concludere un attimo dicendo comunque le Novità sì. che arriveranno subito su questo, su questo fantastico portale di Italia Racing Team. Ricordiamo che tra poco inizia l'F1 XX vent secolo del 1986. Stavo dicendo XXI, ma siamo un po' avanti. In realtà, siamo al, ve siamo al ventesimo nel 1986. Come annata, un'annata particolarissima per le vetture turbo che ci stavano all'interno del campionato. E vetture che producevano. Sui 1400-1500 cavalli, quindi giusto, giusto un po' di cavalli per intenderci quindi, in, qualifica, in, qualifica, sì. in, qualifica, in qualifica, perché in gara non si riuscivano a mantenere tutti quei cavalli. Infatti, cambiavano un motore praticamente ad ogni gara. Se non vado errato, perché non c'era il, il limite di cambio motore. Esatto. Esatto. Quindi sotto, sotto quell'aspetto, un campionato che sarà interessantissimo su sei tappe. Mm -mm. Molto, molto interessante. E poi si, si può già dire l'altra novità, o non si può ancora dire? No, ancora non si può dire allora. Nascosta sarà un campionato interessante. Ma non vi diciamo cosa? No, intanto, salutiamo tutti. Saluto anch'io. Tutti ne approfitto e vorrei ringraziare tutti i piloti che hanno partecipato alla gara, chi ci ha seguito in live chiaramente. Eh, vorrei ringraziare anche Stefano. Che finalmente abbiamo l'opportunità di, di parlarci, di conoscerci, perché eh, l'ho conosciuto soltanto da ciò che ho visto su, sui tempi, sul live timing, insomma, quindi ci sarà, ci sarà da lottare in quanto è un pilota iscritto al XX secolo. Quindi, eh, ci sarà eh, sarà molto dura. Ecco, sarà molto dura. Eh, le edizioni precedenti. Diciamo mi sono trovato a mio agio, spero in questa di, eh, di, poter, di poterla combattere con lui e sicuramente anche con Fabrizio e altri, altri piloti eh, competitivi. Quindi sarà, sarà molto bello e divertente. Quindi complimenti a Stefano per la grande velocità che sta dimostrando qui e altrove. Eh, io non lo conoscevo prima, però sono ben felice di, poterlo, di potermi confrontare con lui. Ecco Luca, <ride> bene Stefano. Eh, con Luca, vabbè, ci conosciamo. Luca è un amante del... Eh, cioè, quelle, quelle volte che partecipa con noi fa sempre bella figura, quindi anzi, mi piacerebbe vederlo più spesso. Quindi, perché è sempre un piacere vedere quanto va veloce ed è corretto comunque in pista. E poi un altro new entry Fabio Carello che non conoscevo, e quindi sono felice anche di conoscere lui perché ha dimostrato veramente di essere veloce quando ero in pista. Eh, non eh, avevo difficoltà a tenerlo dietro, quindi abbiamo fatto qualche bella staccata e si è dimostrato comunque anche più pulito in pista e rispettoso. Queste sono le cose che contano in Italia Racing Team, quindi è quello che ci interessa, non tanto sempre la velocità quanto la correttezza e il rispetto per gli eh, altri. Esatto, quindi, esatto. Detto questo, sì, eh, le prequalifiche, c'è ancora qualche giorno per le prequalifiche, per poter eh, scegliere e assegnare insomma, le auto del, del campionato. Eh, fino, a, esatto, fino a domenica alle 23.59, dopodiché verrà chiuso e verranno tirate le somme. Insomma, quindi eh, e le macchine sono state già distribuite eh, per chi ha, ha regolarizzato l'iscrizione successivamente. Eh, Uh, si, si aprirà il server insomma lunedì si aprirà il server e comincerà effettivamente il campionato con le prove di allenamento e tutto quindi questo per l'altra novità eh, diciamo che è nostra abitudine accontentare un po' tutti con campionati forfan e quant'altro sia ruote coperte che ruote scoperte quindi ci aspetteremo per la prossima settimana una forfan fun ruote eh, scoperte essendo queste ruote coperte e eh, un campionato <ride> che verrà presentato il mese prossimo, eh, a ruote coperte, quindi cerchiamo di accontentare un po' tutti gli amanti del genere. Ma l'importante, come dico sempre, è divertirsi in pista appunto con qualunque mezzo si guidi. Eh, l'importante è la bella compagnia. Questa. Quindi inauguriamo così il nuovo anno, con una bellissima gara e gente nuova, quindi ci fa tanto piacere. Esatto a questo punto possiamo concludere qua ringraziamo davvero tutti gli spettatori che ci hanno seguito, ringraziamo tutti i piloti che hanno corso, ringrazio il mio collega di Telecronaca Daniele Gianfagno, ringrazio, ringrazio Tommaso Maffei e, e per IG Italia grazie ragazzi, grazie a voi e quindi e a, a, questo piloti, punto, a questo punto buonanotte a tutti, ci si vede prossimamente con le prossime gare di Italia Racing Team alla prossima, ciao a tutti ciao. <ride>